Salve a tutti ragazzi, bentornati ad un nuovo appuntamento con Special Program in versione Spectrum 48K. Oggi vedremo il numero 52, uscito nelle edicole italiane nel marzo 1989. Vi ricordo che questa rubrica si compone anche della controparte che riguarda il Commodore 64, di cui si occupa Roberto Piredda, che potete seguire in diretta live ogni lunedì a partire dalle 22 su uno dei nostri tre canali. Ci trovate su Facebook, YouTube e Twitch. Di questi 10 giochi andrò a saltare il quinto e sesto, in quanto trattasi di Beached 2, che abbiamo già visto sul numero 18, e Cosmic Shock Absorber, visto invece sul numero 34. E partiamo subito con il primo dei giochi in elenco, Ghost, che in originale trovate con il nome di Freddy. Poche parole per un gioco di autentica abilità richiesta da parte tua. Cercando di evitare i nemici che cercheranno in tutti i modi di rubarti la preziosa energia, dovrai riuscire a passare di schermo in schermo raccogliendo le chiavi utili per aprire le porte. Sei pronto? Allora parti e buona fortuna! Pubblicato nel 1987, venne rilasciato nella sola versione Spectrum 48K. Passiamo al secondo dei giochi in elenco, Great Challenge, che in originale trovate con il nome di International Cricket. Un gioco poco conosciuto in Italia ma molto in voga in Inghilterra, è ciò che andiamo a proporvi. Una vincente partita di cricket dove metterai a nudo le tue effettive capacità. Puoi giocare contro il computer o, se preferisci, contro un tuo diretto avversario. I tiri che puoi effettuare sono molteplici e ognuno con un diverso scopo finale. Puoi scegliere la velocità di gioco, la squadra da affrontare e altre opzioni che varieranno la difficoltà di questo gioco. Ora tocca a te capire come si gioca, in quanto il regolamento è molto vasto e riportarlo sulla rivista sarebbe pressoché impossibile. Pubblicato nel 1988 da Yours Sinclair, venne rilasciato nella sola versione Spectrum 48K. Passiamo al terzo dei giochi in elenco, Freccette, che in originale trovate con il nome di Indoor Sports.
In questo gioco, dove polso, fermo e mira eccezionale hanno la loro primaria importanza, sarai sottoposto ad un esame di abilità nel lancio delle freccette. Usa destra-sinistra per centrare orizzontalmente l'obiettivo, quindi premi fuoco per centrare il giusto angolo di tiro e infine premi ancora fuoco per scegliere la velocità. Vince chi ottiene per primo il punteggio stabilito senza superarlo, ma ottenendo il punteggio uguale. Pubblicato nel 1987 da Advanced Software Promotions, venne rilasciato anche in versione Commodore 64 e Amstrad CPC. Passiamo al quarto dei giochi in elenco, Jatu, che in originale trovate con il nome di Tujad. Il supercomputer M16K tiene sotto il suo controllo il reattore nucleare 14C. L'unica pecca del computer in questione sta nel fatto che non riesce a distinguere la vicinanza di androidi da eventuali attacchi alieni. Infatti, come volevasi dimostrare, la stanza del reattore nucleare è piena di alieni e per evitare il peggio devono essere distrutti. Hai a disposizione un jet monofase ad alta manovrabilità con sofisticati armamenti a disposizione. Puoi raccogliere preziose informazioni e trasmetterle al computer perché le elabori. Possiedi anche un potente laser utile per distruggere le guardie cibernetiche e puoi trovare armi addizionali nella stanza del reattore. Cerca di fare il tutto nel migliore dei modi e il gioco è fatto. Pubblicato nel 1986 da Ariola Soft UK, venne rilasciato anche in versione Commodore 64, Amstrad CPC ed MSX. Passiamo quindi al settimo dei giochi in elenco, Kill and Forget, che in originale trovate con il nome di Alien Evolution. Nel gioco che ti andiamo a presentare dovrai cimentarti nella più classica lotta, battaglia contro degli alieni molto evoluti.
Entro un determinato tempo, visibile in basso dello schermo, dovrai attraversare numerose stanze, eliminare altrettanti alieni usando le armi a tua disposizione. Bombe, laser, dinamite e mine. Hai 5 vite a disposizione e ti assicuro che non sono mai abbastanza, vista la difficoltà crescente del gioco. Cerca di essere sempre pronto, gioca con astuzia e la vittoria finale sarà tua. Pubblicato nel 1987 da Gremlin Graphics Software, venne rilasciato in versione Spectrum 48 e 128K. Passiamo all'ottavo dei giochi in elenco, Last Duel, che in originale trovate con il nome di Ninja Scooter Simulator. Schizzando velocissimo sul tuo scooter da sogno, salta e evita le grade che incontrerai sul percorso. Attento alle buche e ai muri che si interpongono fra te e l'arrivo. Cerca di evitarli o saltarli, altrimenti, hai capito, non è vero? Cerca di terminare il percorso prima che il tempo si esaurisca. Bada bene, questo non è un semplice consiglio, ma una realtà da rispettare se vuoi rimanere in vita. Accelera, rallenta quando è opportuno, abbassati per evitare di picchiare la testa contro ostacoli posti ad altezza uomo e vedrai che tutto andrà per il meglio. Buona fortuna!
pubblicato nel 1988 da Silverbeard Software, venne rilasciato anche in versione Commodore 64 e Amstrad CPC. E andiamo a vedere il nono dei giochi in elenco, Nightmares, e qui abbiamo la versione Spectrum di Ghostbusters. Il gioco, dagli innumerevoli screen e dalle molteplici possibilità di scelta, rispecchia una vera e propria caccia. Ma a che cosa, vi chiederete voi? Ai fantasmi, naturalmente. Avete a disposizione quattro opzioni, una per ogni tipo di veicolo che vorrete usare. Ogni macchina ha un suo costo che varia dai 2.000 ai 15.000 dollari a seconda delle sue caratteristiche tecniche. Se non hai a disposizione nessun dollaro, niente paura. Premi N al menu adeguato e il computer ti darà 10.000 dollari, altrimenti se possiedi già del denaro premi Y. Negli screen di equipaggiamento invece potrai, a secondo se ti trovi nello screen 1, 2 o 3, comprare o trovare l'equipaggiamento adatto a proseguire nella tua missione. Le cose sono ancora tante, cercate voi con la vostra abilità di scoprirle tutte quante e proclamarvi quindi cacciatori provetti. Pubblicato nel 1984 da Activision, venne rilasciato per numerosi sistemi home, tra cui Commodore 64, Amstrad CPC, Atari 8-bit, MSX, NES e Sega Master System. E andiamo a chiudere anche questo numero 52 con l'ultimo dei giochi in elenco, MIC, che in originale trovate con il nome di Xenon. Dal suo rifugio interplanetario nelle remote profondità dello spazio più profondo, il diabolico malvagio Bruce ha intenzione di dominare tutto l'universo. Nel suo rifugio segreto sta rapidamente armandosi, creando numerosi mezzi intergalattici da trasporto e dotandoli dei più agguerriti sistemi da combattimento.
Dopo aver analizzato le schede di tutti i piloti che potrebbero essere adatti al loro scopo, il trilogo dei comandanti ha inviato Sweep con la sua astronave alla ricerca del rifugio di Bruce. Una volta raggiuntolo dovrà riuscire a raggiungere il nucleo centrale per distruggerlo, ma in molti saranno ad aspettarlo, alcuni anche molto intelligenti, e Sweep dovrà usare abilità e scaltrezza per riuscire nella sua missione. Pubblicato nel 1988 da Melbourne House, venne rilasciato anche nelle versioni Commodore 64, Amstrad CPC ed MSX. Ed è tutto anche per questo numero 52 di Special Program in versione Spectrum 48K. Vi ricordo che sulla nostra pagina Facebook Gameplay Retro Games World ogni giorno potete trovare rubriche, dirette live, sondaggi e tanto altro inerente il mondo del retro gaming. Ancora una volta ringrazio tutti coloro i quali supportano le nostre iniziative con feedback, commenti e tanto altro. E un grazie va anche all'amico Giuseppe Di Lillo, l'amministratore del sito edicola 8bit che ci permette di portare avanti le nostre rubriche. Concludo augurandovi buon divertimento con i vostri retrosistemi ed emulatori preferiti e vi do appuntamento al prossimo numero di Special Program, sempre in versione Spectrum 48K. Grazie e arrivederci.